Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi grande pacco. Ragazzi, cosa c'è in questo paccone grande, voluminoso e pesantissimo? Lo scopriremo insieme. Vi voglio far vedere la stranezza, ragazzi, di questo pacco. Guarda qui cosa hanno messo qui. Boh, ora lo andiamo piano piano ad aprire e a scoprire. Allora, sono due pacchi. Ecco, due. Iniziamo da questo. Pare, ragazzi, una custodia. Vediamo che custodia, cosa c'è dentro. Andiamo a vedere cosa ci sarà qua dentro oggi. Come avete letto dal titolo, ragazzi, oggi parleremo di microscopi. Microscopi, ragazzi, digitali e professionali. Perché, ragazzi, sì, stiamo parlando di prodotti professionali che lo sponsor del video vi riserverà a prezzi davvero, davvero concorrenziali. Grazie, infatti, alla collaborazione tra lo store sotto link in descrizione e Fox Tech Channel potrete averli con uno sconto extra a quello del negozio stesso. Trovate coupon sotto in descrizione e andiamo ad aprire il primo pacco. Allora, in questo pacco abbiamo cavo, eccolo qui, di connessione. Questo, ragazzi, è un cavo HDMI, sicuramente che ci permetterà di collegare l'unità ottica, presa USB, eccola qui, poi presa USB, cavo USB, poi abbiamo alimentatore in DC esterno per l'unità ottica, poi abbiamo telecomandino sempre per l'unità ottica, perché, ragazzi, questo microscopio è composto dalla parte, diciamo, di lenti meccanica e poi la parte elettronica ottica, non è altro, ragazzi, che una super fotocamera digitale. Guarda cosa c'è qui, ragazzi, questo è il top. Guarda cosa c'è qui. E abbiamo parte superiore, porta USB, porta HDMI e alimentazione DC 12 volt. Parte posteriore ci dice che questa unità ottica è da 38 megapixel, 1080p, 60 frame per secondo. Perciò, ragazzi, parliamo di alta risoluzione. E può arrivare anche a 2K 30 frame per secondo, 1080 60 frame per secondo, ok? Sì, ragazzi, notevolissima. Questa andrà messa poi sul meccanismo, ok, che compone il binocolo, ok, il nostro, la nostra lente, il nostro, come si chiama sto coso, il nostro, la nostra FHD camera, ok, HDMI USB camera, lingua inglese e cinese. Non pochi problemi per aprirlo. E allora, piano piano, ok, piano piano, imballo, fatto davvero davvero bene. Ok, e uno, andiamo a aprire qui e aprire qui, ok, ce l'abbiamo fatta. Bene, iniziamo a prendere tutti i componenti di questo bellissimo prodotto tecnologico. Chi mi segue sa che io adoro, amo i prodotti tecnologici, in generale la tecnologia, ragazzi. Questo, eccolo qui, c'è un piccolo interruttore on off e c'è anche un potenziometro per la regolazione dell'intensità luminosa. Ci sono numero 3 vidi, eccole qua, 1, 2 e 3, che ci aiuteranno a stringere dentro, ok, bloccarlo tramite queste
blocchi questo in posizione. E qui c'è la presa di alimentazione. Presa di alimentazione dovrebbe essere un 5 volt, un 12 volt. Ora vediamo qui, 12 volt, 1 ampere. Con un super mega super prezzo, spedizione dall'Europa, perciò ragazzi non pagate neanche dazi doganali e non pagate null'altro. Le spedizioni in alcuni modelli, perché poi i modelli ragazzi sono tanti e sono differenti e variano, ci sono quelli con spedizione gratuita, ci sono quelli con spedizione extra da pagare, ma parliamo ragazzi di sciocchettone. Andiamo ad estrarre, ok, eliminiamo lo scavolo, ok, e abbiamo, guarda che imballo fatto davvero ragazzi, vale già solo l'imballo, si vede che è un prodotto dangeroso, un prodotto che si può rompere, perché ragazzi qua ci sono tutte le, tutti i vetri, tutte le ottiche, tutti gli specchi, e questi devono essere imballati per bene, polistirolo a non finire, bravi ai venditori, ok? Se non sei ancora iscritto al canale fallo, mi raccomando, e se vuoi sostienimi clicca. Mamma mia, e cosa c'è qui ragazzi? Oh mamma, guarda cosa c'è qui, un sacco di parti, questo è il più completo di tutti, eh? Questo è quello più costoso in assoluto e mamma mia quanta roba ragazzi, qui abbiamo, questa è la parte dove più abbiamo quest'altra ottica, ok, ma c'è un manuale di istruzioni, ci sono delle istruzioni, ora vediamo, qui c'è il cellophane, questo sicuramente serve per metterlo sopra quando non serve, per non far arrivare tanta polvere al dispositivo.
occhi, e invece qui si va a mettere, svitando questo, ok, qui si va a mettere la telecamera, ragazzi. Però per il momento teniamo tutto chiuso, così da evitare che entri sporco. Ragazzi, assemblaggio riuscito, eccolo a voi in tutta il suo, in tutto, ragazzi, il suo splendore. Ve lo mostro da vicino. Vi dico anche, ragazzi, che sto registrando in questo momento dal nuovo smartphone di Doge, ragazzi. Uscirà nel mercato europeo il prossimo mese, ok? Guarda, ditemi come senti l'audio e ditemi anche come vedi il video. Questo è la parte di camera, ok? Parte video del nostro microscopio digitale. Qui abbiamo le caratteristiche, il modello è B6, ok? Vediamo la messa a fuoco, ok, ci siamo, non è male, si vede anche benino. Questo è lo sponsor ufficiale di questo video. Sotto, ragazzi, in descrizione vi ricordo sempre il coupon sconto di tutti i microscopi. Se stai cercando un microscopio come questo, anche un altro modello, perché, ragazzi, nel loro store loro sono specializzati in microscopi, troverai dal più economico al più costoso. Questo, ragazzi, è uno dei più costosi che hanno a disposizione. Guardalo, stupendo, ragazzi, davvero fatto benissimo. Guarda, questo si muove, guarda, 1 2, guarda un po' che cosa bellissima, ragazzi. Vi mostrerò a seguire un paio di scatti realizzati con il microscopio. Come vedete, è davvero davvero molto robusto il cuscinetto interno. A questa parte di alluminio, ragazzi, lavora alla perfezione. Nella parte finale, se io lo sgancio, ok, se io vado a dare un colpetto, vedi, al minimo colpetto qui, boom, si rientra da solo. Qui è tutto movibile, ok? Se io vado a sbloccare questo, allora, se io sblocco questo, posso fare così, così. Okay, lo vado a ribloccare, poi tramite questo posso abbassarlo e alzarlo. Idem anche questo, se giro questo posso abbassarlo o alzarlo. Invece, se io lo ruoto, tramite questo posso bloccarlo in posizione o eventualmente può scorrere avanti o dietro. Bene. Nella parte sotto abbiamo i LED alimentati con l'alimentatore induzione. Ragazzi, da Fox, dal nostro microscopio digitale professionale, è tutto. Qui, ragazzi, è la postazione di registrazione con la mia GoPro.
Ditemi ragazzi realmente come si sente questo smartphone e aspettate ragazzi numerosissimi l'uscita di questo nuovo smartphone. Vi aggiornerò, vi terrò, nascondiamo tutto, non è possibile mostrare proprio in questo momento. Il prossimo mese ragazzi ne riparleremo. Ciao belli a tutti e al prossimo video!